Ingegnere, oggi presentiamo Manta Aircraft. Che progetto è? È un progetto per l'Advanced Mobility ed è un progetto di una macchina che decolla verticalmente e poi passa. Quindi è una ruota, i quattro rotori davanti e va in volo orizzontale affidandosi alle ali. Questo vuol dire che nell'ambito di tutti i progetti per le mobility, alcuni, e questo è uno di quelli, hanno deciso di mettere una configurazione aerea e quindi con le ali e non la continua portanza sui rotori, proprio per dare più capacità, più autonomia e più distanza al mezzo. È un'attività, sono progetti, ce ne sono voluto una settantina oggi della Bus Mobility, che per anni, prossimi 10 anni, con una certa intesa, è il futuro dell'aviazione ed è il passaggio verso l'aviazione elettrica. La sede scelta è Sesto Calende, una nuova startup nella provincia delle Ali. Certamente, Sesto Calende è stata una scelta proprio perché a Sesto Calende, come in tutta questa zona, ci sono le competenze, le maggiori competenze di elicotteri e di convertiplani sono oggi in questa regione. Teniamo presente che Augusta sarà di elicotteri, sarà la prima società al mondo a certificare un convertiplano civile. Quindi è un territorio che è fetto di competenze e quindi è giusto che portare qui e che sia proprio questo territorio che parte il primo progetto italiano di mobility, di advanced mobility. Quando lo vedremo volare per la prima volta? Questo lo chiediamo poi ai progettisti. I programmi sono più un prototipo che voglio alla fine dello prossimo anno. E Manta Aircraft quante persone oggi occupa? È in continuo sviluppo, quindi arriverà a 25, a regime 25-30 ingegneri, 30 progettisti.